D'estate si dovrebbe avere più tempo anche per leggere, magari su una sdraio, sotto l'ombrellone, in spiaggia. E siamo all'interno di una libreria per capire quali sono i libri più venduti, se c'è già una classifica dei libri che vengono Certamente, venduti durante certamente. l'estate. Come ogni estate, al primo posto ci sta sempre il premio Strega, come giusto che sia, ed è L'età fragile di Donatella di Pietrantonio, un bellissimo libro, intenso, che straconsiglio. Secondo posto, classico in estate, ci sta un bel giallo. Un bel giallo ci sta La Cassarscalia con Il castagno dei 100 cavalli. Anche questa è una bellissima storia, consigliabile. Poi, come terzo, mi sentirei di consigliare La portalettere della Giannone, un libro fenomenale che va benissimo sotto l'ombrellone. Come linea generale, consiglieresti una lettura impegnata, cioè di un testo che fa riflettere, o qualcosa di più leggero? Decisamente no, consiglio qualcosa di più leggero, il caldo è già pesante. Per le letture impegnate, un po' più, ecco, pesanti, io consiglio sempre l'inverno.